Quindi cosa possiamo fare per prevenire? Ecco, questa è per noi una domanda molto importante, perché chiaramente occupandoci della salute e del benessere prevalentemente delle donne, ma anche di tutta la famiglia, perché noi donne siamo family caregiver e quindi l'informazione cerchiamo di darla a 360 gradi anche su questi temi. Ecco, mi chiedo che cosa possiamo fare noi per prevenire l'osteoporosi? Noi parliamo sempre di livelli di prevenzione. Alcuni anni fa il Ministero ci chiese di definire i livelli di prevenzione per la fragilità ossea e noi per la prima volta definimmo i livelli di prevenzione in primario, secondario e terziario, un po' come per tutte le malattie, quando invece in realtà oggi è più in uso il termine di primario. Io curo chi non ha ancora il problema, quindi in questo caso la frattura, e secondario io curo chi ha già la malattia, cioè la frattura. Ecco, noi cerchiamo per il Ministero di chiarire questo. Il livello di prevenzione quindi primario ci accompagna tutta la vita, anzi ci accompagna già dalla nostra vita in utero, perché noi dobbiamo essere certi di avere le quantità di minerale anche per mineralizzare lo scheletro del feto. Quindi in realtà il problema della prevenzione primaria ci riguarda da sempre, ci riguarderà fino all'ultimo giorno della nostra vita, e è costituita da un'esposizione alla luce solare, mezz'ora al giorno, possibilmente gambe, braccia, collo e testa, e la introduzione delle quantità raccomandate di calcio e un'attività fisica regolare, perché se noi stiamo troppo fermi l'osso non si forma e quindi noi non andremo incontro poi a perdita di massa ossea. Ricordo anche che l'osso ha bisogno di un certo introito calorico e anche di proteine, perché con una dieta senza proteine e con troppo poche calorie perdiamo osso. Questa è la prevenzione primaria. Poi c'è la prevenzione secondaria, che noi definiamo come un'attenzione particolare al rischio di fratturarsi in popolazioni a rischio. Pensiamo alla donna dopo la menopausa, certo. Ma pensiamo a tutte le osteoporosi secondarie di cui abbiamo parlato. Certo. Poi c'è la prevenzione terziaria, che significa in chi ha già una frattura io devo intervenire sempre con la prevenzione primaria, ma a questo punto devo usare anche farmaci che prevengano la seconda frattura. Il grande progetto della Fondazione Internazionale dell'Osteoporosi, che si chiama proprio Capture the Fracture, cattura la prima frattura per non avere la seconda frattura. E lì dovrò utilizzare dei farmaci che sono peraltro il mio diritto e devo pretenderli. Bene, allora ringraziamo la professoressa Maria Luisa Brandi per essere stata qui con noi, speriamo di averla nuovamente ospite, vi vediamoci Chiara per avere tutte queste informazioni così importanti sulla nostra salute.